Notizieinunclick.com è una testata giornalistica online con informazioni a livello nazionale e locale. Notizieinunclick.com pubblica fatti, non opinioni. Notizieinunclick.com, la notizia giusta per te. Ciao, io sono Loredana e vi do il benvenuto nel nostro canale di YouTube. Piccola rassegna stampa del giorno, dove leggiamo insieme alcuni titoli di articoli che abbiamo pubblicato all'interno del nostro portale di informazione notizieinunclick.com. Ricordo per tutti coloro che vogliono approfondire, possono collegarsi tranquillamente al nostro sito su notizieinunclick.com e andare a cliccare, come dico sempre, dove gli pare. Grazie per seguirci sul nostro canale qui di YouTube, i nostri lettori consolidati ormai da quasi 20 anni, e i nostri social di Twitter, Facebook, Instagram e LinkedIn. Buona visione! Cultura e spettacolo, 31esimo concorso internazionale Città di Porcia. E siamo nel Friuli Venezia Giulia. Chivasso in musica a Torino prosegue fino all'11 novembre con il concerto Arpa Latina. Scrittori in città 2021, la 23esima edizione. Monica Bellucci ha trascorso la giornata di Halloween al castello medievale di Sorci ad Inghiari, nella Liguria. Dalla raccolta alle olive alle degustazioni in tavola fino ai trattamenti di benessere dell'olio d'oliva. E Palazzo d'Orleans, Musumeci riceve il presidente dell'Albania. Il presidente della regione Sicilia, Musumeci, ha ricevuto a Palazzo d'Orleans il presidente della Repubblica d'Albania, Ilir Meta, accompagnato dall'ambasciatrice in Italia, Anila Bitri. E malattie rare, il testo unico da oggi legge le prossime tappe per l'attuazione. Prezzi assolutamente a rischio la stangata per chi fa colazione al bar. Cappuccino e cornetto potrebbero subire degli aumenti. Illumi Natale a Cuneo si accende con i vari eventi. Bullismo e ciberbullismo, approvata la legge per contrasto e prevenzione. Lotteria, scontrini, meffe, le ipotesi estrazioni istantanee. Andiamo alla home, vediamo di leggere ancora qualcosa. Allora, passiamo all'estero. Macron attivo sulle energie rinnovabili, il progetto sul nucleare. Per quanto riguarda i migranti, accoglienza al collasso per il confine italo-francese. E con questo per oggi io termino la lettura di alcuni titoli di articoli che abbiamo pubblicato e che, come dico sempre, pubblicheremo nell'arco della giornata. Vi ringrazio per la vostra attenzione che dedicate in maniera costante, grazie ancora per tutto, alla prossima che, come dico sempre, non so quando sarà, ancora grazie Loredana.